quello è un punto fondamentale. Non stiamo facendo nulla di nuovo, nulla di eccezionale. In questo mi ricordo se potesse, come inizio di questo, no? Nella retrodestinazione del treno, cominciare a, con la scuola, con il territorio, con quello che dovrei cominciare un discorso nuovo per quanto riguarda i prodotti. E quindi do subito a lui la parola, che sarà lui stesso poi a introdurre. Sì, ecco, va a scuola, figure che già hanno svolto un lavoro enorme su queste cose, noi possiamo utilizzare per fare in modo di valorizzare questo tempo, diciamo, come qualcuno diceva, è una fase di ricordarsi le mani, perché non c'è sicuramente questa situazione di crisi, si uscirà se siamo in grado del mezzogiorno di valorizzare le nostre medicine. È un'idea nuova, moderna rispetto alla produttività, anche perché il rischio enorme, a forza poi ne parlerà, è che se guardate la pubblicità che sta venendo in questi giorni sulle varie televisioni, vedete che si cede con la Coca-Cola. Attorno agli operatori del settore di Pignanza. Si ragionava per fare, quest'anno questa è, ma per l'anno prossimo impostare una giornata certa senza sorgere, c'è un posto in programma, un posto in la chimica, gli anni parassitari, ecco, adesso è nato, letto su una rivista, un'associazione di produttori di vini che danno tre regole. Niente di serbanti, non fare trattamenti eccessivi, cioè un criterio semplicissimo, cioè che è come se fortuna una volta, cioè questo è il punto di anni, 30 anni, è fare questa edizione di nome che si può fare per caratterizzare per queste cose. Chiudo con una richiesta, cioè con non più una richiesta, una domanda. L'idea mia era questa, se loro sono d'accordo, dopo queste 3-4 iniziative che ci sono state a Pasqua, a Noce, qui stasera, l'ipotesi è di lanciare l'associazione temporale dei sindaci attorno a questi temi. Cioè, ad esempio, non so, come vedo ciclo, si mette insieme così a Pasqua, magari ci sono 25-26 sindaci che sono disponibili a fare un'iniziativa su queste cose, e cominciare dal territorio a lavorare e a discutere di come valorizzare insieme agli enti locali, insieme al territorio, alle forze politiche, alle associazioni, tutti quelli che vogliono dare un contributo che parte come valorizzare il territorio e le sue insieme, ci va bene sia l'amministratore di Oliveira che anche là. Se noi non partiamo sul nostro territorio, uno che viene e vuole passare la domenica a Oliveira Cipra con Lusse e va in un ristorante del Lugo e deve trovare la stessa cucina che trova a Napoli, a Roma, a Milano, non c'è interesse. Viene qui perché vuole provare il fagiolo di Rubino Cipro, viene qui perché vorrebbe provare la patata San Gregorio Magno, viene qui perché vorrebbe provare il cacciavallo di Maviancia, quelle 3-4 cose che vengono in mente, ma ci sono altri, pensando a vari zone interessate a queste cose, dove ci sono le sensibilità per poter cominciare a dare degli strumenti. Noi, se non riusciamo a dare un ritorno economico al mondo agricolo, non riusciamo a uscire da questa situazione, non si possono trovare prodotti fatti bene di qualità se non c'è un ritorno per il prodotto. E questa va con un lusso con la struttura alberghiere di RBT, l'area con presidi di vari comuni che hanno delle eccellenze, possono produrre queste eccellenze, quindi può essere un punto, uno dei punti che possiamo affrontare in quest'area del mezzogiorno con quelle difficoltà che stiamo attraversando tutti quanti gli europei, amministratori e produttori di questi anni. Questo è il senso dell'iniziativa e quindi anche valorizzando una persona con la forza accademica che per anni si è sforzata, finalmente ci sono stati i risultati, come si fa a gestire e a utilizzare questa grande risorsa che un essere ci ha riconosciuto, che se no altrimenti diventa una terra di nessuno e tutti fanno il contrario di tutto, se non si definiscono delle regole, devono essere regole semplici. Quindi su questo anche la discussione sulla legge si deve vedere, però che devono avere una garanzia per il consumatore e una garanzia per il produttore. Cioè se noi non riusciamo a mettere insieme, come diceva il senatore di Valpa, il produttore che fa prodotti di qualità che possono essere usati, prodotti emessi nelle mezze, comunque prodotti di qualità che hanno una caratteristica particolare, e come i consumatori riescono a utilizzare meglio, sempre meglio questi prodotti. Questo è il tema, diciamo, quello che si accende in questa discussione
diventare velocemente amici, sentirsi a coraggio in ogni occasione. E questo di sicuro è una dote importantissima di noi. E poi, perché in queste mie cose incontro sempre cari amici, in questo caso i miei colleghi, vostri conterranei, gli amici che da anni insieme stiamo portando avanti questo discorso e questo progetto, Alfonso Nato, Vincenzo Rita, amici di vecchia data, con i quali stiamo cercando di mettere insieme le nostre idee per valorizzare queste cose. Va bene, io ho sentito la necessità di scrivere questo libro, non che io sia un intellettuale o un conoscitore. Infatti la cucina del cuore parte proprio dall'esperienza di vita di una famiglia, dai miei avi, perché io faccio questo lavoro, cioè la mia famiglia fa questo lavoro con me, la quarta generazione, felicissimo con i figli la vita, e spero di vedere i miei nipoti con la sesta, perché sarà bellissimo. Vabbè, nella mia mente c'è sempre questa idea di progetto di sviluppo, dove si sono presi tanti soldi pubblici e lasciano le famiglie, gli operai, le città nelle grandi tristezze, perché le persone che a un certo punto della vita perdono il loro posto di lavoro in cui hanno creduto, secondo me è una delle cose più tristi e più brutte che ci siano. Non che io mi sento persona che posso salvare il mondo, no? Però da persona per bene, da persona che ha fatto sempre il proprio lavoro con un impegno immenso, rispettando quello che era il nostro passato, le nostre abitudini, le nostre tradizioni, che il mondo mi ha fatto capire e pensare ancora di più, perché vi assicuro che girare il mondo ti fa legare ancora di più al tuo territorio, ai tuoi profumi e ai tuoi sapori. Basta allontanarsi di 4-5 giorni dal proprio posto natio. E Alfonso e Vincenzo, che Alfonso attualmente è lontano spesso, e Vincenzo lo stesso, nei nostri incontri si parlava spesso di queste nostalgie, dei sapori e dei profumi nostri. Ma tante piccole cose, dal caffè alla pasta, al pomodoro, all'olio extravergine. Noi che siamo nati con questi sapori, certamente ci troviamo subito in difficoltà. I primi incontri da assessore regionale all'agricoltura, da funzionario di Alfonso, abbiamo fatto tantissime cose insieme all'estero, a propagandare il nostro paese, le province di Napoli, di Salerno. Allora capì che bisognava fare qualcosa di diverso di quello che stavamo facendo, valorizzare tutte le nostre cose. Incontrando queste persone magnifiche abbiamo gettato il seme, poi c'è stato l'incontro con il professor Chis, che io sono onorato, forse sono stato l'unico ristoratore al mondo a collaborare con lui, a prenderne le idee, a capire il perché dell'importanza di un certo modo di alimentarsi. Ebbene, il modo più saggio, più corretto sotto l'aspetto salutare è il nostro. I nostri prodotti, le nostre cose, le nostre abitudini, le nostre tecniche di cucina, perché poi alla fine sono diverse da quelle degli altri, i nostri grassi sottovalutati, perché purtroppo i grassi, il mondo dell'olio extravergine d'oliva è gestito dalle grandi multinazionali. Un patrimonio comune a molte regioni del Mezzogiorno. È vero, lo abbiamo condiviso con altri paesi, perché sapete bene che quella candidatura all'UNESCO fu presentata in partenariato con la Grecia, la Spagna e il Marocco. E noi potremmo dirlo ciascuno a noi stessi, prima di dirlo ad ogni singola comunità locale, prima di registrare anche dalla testimonianza del sindaco di Oliveto Citra questo proponimento, cioè quello di investire anche su questo pezzo di patrimonio che riguarda l'agroalimentare, che riguarda le produzioni tipiche locali, perché altrove non è così, perché al nord c'è un regime alimentare differente, perché molto spesso il nord, che può star bene, mutua lo stile alimentare del Mezzogiorno. Certo, noi siamo partiti da molto lontano, forse, dall'inizio di questa legislatura, quando portammo in aula una mozione per smuovere un po' le acque e riuscimmo a farla votare all'unanimità, proprio perché il governo che si era insediato non si muoveva granché su questo.
fossimo abbastanza lontani proprio concettualmente, non dico culturalmente, anzi dico anche culturalmente. La cucina del cuore, ma può essere anche la cucina nel cuore, la cucina col cuore, la cucina dal cuore, o la cucina per il cuore. Ho conosciuto Ansel Keys al principio degli anni 70, quando organizzava quelle iniziative a Pioppi. Questi sono gli studi e le conclusioni, insomma, ci sarebbe tanto da dire, io non mi picco di essere diciamo un esperto, sono un'orecchiata che dal versante della politica e dell'impegno nelle istituzioni, sia locale che sovranazionale, oggi nazionale, ha guardato a questi temi costantemente, per la verità, durante tutta la mia vita, sia professionale che l'impegno politico istituzionale. L'ho ricordato Alfonso, ma già muovendo giovanissimo i primi passi all'ente provinciale per il turismo, appena assunto nel 73, ebbi l'avventura e anche la fortuna di incrociare questa personalità. Non avrei mai pensato che di lì a qualche decennio dopo potessi essere da presidente della provincia artefice di una richiesta, che per la verità venne accolta senza esitazione dal ministro dell'epoca della salute, il ministro Girolamo Sicchia, perché ad Ansel Keys, che nel frattempo era ritornato negli Stati Uniti alla fine degli anni 90, ha lasciato più, perché ha vissuto per circa 40 anni, almeno 4-5 mesi all'anno, li trascorreva lì, e lì diventava un attrattore, ripeto, per tanti suoi colleghi, tanti altri scienziati che venivano da tutto il mondo per questi periodici appuntamenti di approfondimento, di scambio di opinioni, di relazioni, e di tutto quello che la scienza nel frattempo andava elaborando da questo punto di vista. Ecco, io riuscii ad ottenere dal ministro Sicchia la medaglia al merito della salute.